tutorial pannello P051 attenti al cane. Con questo pannello stampato su morbido pannolenci bianco vado a realizzare sia un ferma porta alto 30 cm e ve lo faccio vedere piano piano con il suo naso all'insù, le sue orecchie, ok, e anche la sua base di legno, e poi vi spiego anche questo. E un fuoriporta a targhetta con la sua cuccia incollato appunto su questa sorta di casetta cuccia. Il mio angelo custode scodinzola, questa è la frase scritta con il suo osso, l'impronta, e montato su questo kit in legno è alto 35 cm. Quindi associato a questo pannello c'è il kit in legno L017, dove troverete sia la base per il fermaporta, sia l'osso, la cuccia, le impronte per il fuoriporta. Cosa mi occorre oltre al pannello come materiale? Quindi mi occorre per il fuoriporta l'imbottitura piatta, quindi il tessuto in imbottitura, mentre invece per il mio fermaporta invece l'imbottitura a fiocchi. Ovviamente filo per cucire, colla a caldo, forbici e qualche nastro. Detto questo, il passaggio necessario da fare? Ritagliare tutti i pezzi. Ritagliati tutti i pezzi, vado a disporli sul piano da lavoro per andare a individuare quale devo cucire per primo. Inizio proprio dalla testa del mio fuoriporta, quindi vado a doppiare la testa con il suo retro che troverò sul pannello, e interposto tra i due tagli avrò il taglio del tessuto in bottitura. Calcolate che per il fuoriporta la stragrande maggioranza dei pezzi dovrò riportarli sul tessuto in bottitura, fatta esclusione per la lingua e il naso. Ma andiamo per gradi, quindi questo l'ho riportato su questa sagoma, l'ho riportata, il musetto, quindi anche qui la sua sagomina, e come vi dicevo prima, non per la lingua devo riportare la sagoma sul tessuto in bottitura, neanche per il naso. Lo faccio invece per le orecchie, quindi orecchio destro e orecchio sinistro, una volta doppiati, ok, anche con la sagomina, e le zampette la stessa identica cosa. La prima cosa da cucire sarà il musetto, quindi andiamo a lavorare. Ho fatto il nodo terminale al mio filo e vado a cucire a punto festone il mio musetto, e parto proprio dalla posizione del naso, e quindi vado ad iniziare il mio punto. Lo vado a cucire tutto intorno. Una volta fermato il filo, vado a fare la filza attorno al mio nasino. Lo metto centrale, ecco qui, in questo modo, e inizio appunto a contornarlo tutto quanto. Prima di chiuderlo, vado ad inserire un ciuffetto di imbottitura. No, lascio un pochino di apertura per poter inserire il mio ciuffetto di imbottitura, in modo così da avere questo effetto rilievo sul naso, e continuo la mia filza fino a chiuderlo completamente. Da questo punto posiziono l'ago proprio al centro del mio musetto e faccio un punto lanciato a dividere, ne facciamo un paio, a dividere il musetto a metà. E vado a fermare il filo dietro. Ecco. Ho terminato il mio musetto. Vado a chiudere la faccina.
quindi vado sempre a eseguire il mio punto festone. Vi ricordo che però potete anche andarla a chiudere a macchina, chi ha la possibilità, oppure se vi piace a macchina lo potete fare a macchina. Io lo faccio a mano, ecco qui, quindi lo vado a chiudere tutto intorno. Mi sono rimaste da cucire le zampe e le orecchie, quindi anche qui vado ad iniziare a cucire tutto intorno e ho quasi terminato di cucire tutti gli elementi del mio fuoriporta. Mi resta soltanto che assemblarlo sopra la sua cuccetta. Ci sono degli elementi che vorrei renderle più rigidi, quindi cosa faccio? La mia linguetta la vado a incollare su un taglio di pannolenci bianco. Lo faccio lo stesso e faccio lo stesso per la targhetta, utilizzando o la fisellina biadesiva o la pistola a caldo. Quindi vado a mettere un pochino di colla e vado a pressarla per bene. E faccio lo stesso per la mia impronta. Ecco qui. Vado a ritagliare a filo, andando anche a portare via quel millimetrino di tessuto stampato. Vedete? Faccio la stessa cosa per la targhetta. Vado per prima cosa ad incollare la mia impronta sulla targhetta. Quindi un goccio di colla. Proseguo nell'andare ad incollare la mia faccina e quindi metto un goccio di colla proprio sulla punta della cuccia. Ecco qui. Va bene così. Dopodiché vado ad incollare al di sotto del musetto la mia linguetta. Ok, e vado quindi ad incollare tutto il resto del muso, ci metto un po' di colla, sul mio cagnolino. Eccolo qua. Perfetto. Vado a continuare nel mettere le mie zampine. Una la metterò qui e l'altra dalla parte opposta. Ok. Prendo un po' di spago. Voglio andare a realizzare un fiocchettino per andare poi ad attaccare la mia tag. Quindi ecco qui. Ecco qui. Non mi resta che andare ad attaccare le mie orecchie, quindi vado ad attaccarle una in questo modo e adesso vado ad attaccare anche l'altra. Per appendere la mia targhetta ho preso un po' di spago e ho fatto un nodo terminale. L'ho inserito nel foro, vado dall'altra parte
ad inserire l'estremità più o meno, mi regolo, ecco qui, più o meno va bene, quindi vado a realizzare un doppio nodo per fermare, per non far fuoriuscire il mio spago dal foro, ok, e quindi in questo modo sono andata ad appendere la mia targhetta. Termino nell'andare anche qui a legare il mio osso con fare un fiocchetto anche qui per legare più che altro l'osso sotto. La personalizzazione della targhetta, quindi dell'osso, non è gratuita come il pannello, ma avrà un costo di almeno un euro in più. Detto questo, il mio fuoriporta è terminato e continuo il mio progetto. Per il mio fermaporta, una volta ritagliati tutti i pezzi, li vado a posizionare come al solito sul piano da lavoro. Quindi ho due pezzi laterali, che sono appunto questi, una striscia centrale, un nasone e le orecchie. Le orecchie io già le ho doppiate e ho anche ritagliato la sagoma dell'imbottitura piatta, in modo così già da prepararmele. Quindi vado a chiuderle appunto festone, cucendo tutto intorno e inserendo all'interno l'imbottitura, così come abbiamo fatto per gli elementi del fuoriporta. Mentre invece voglio farvi vedere come partire con la striscia. Prendo i miei spilli e vado a far coincidere la parte terminale del mio pezzo laterale con la striscia e vado a inserire il primo spillo. Ok, proseguo in questo modo andando ad aiutarmi appunto con gli spilli, andando ad aiutarmi con gli spilli a fissare, quindi anche a fermare la mia striscia qui. Ho appuntato la mia striscia fino alla parte superiore del musetto. Faccio la stessa cosa, prima passo il punto festone e poi farò la stessa cosa di appuntarla con gli spilli sull'altro lato. Quindi inizio a cucire a partire dalla base. Partiamo col punto festone. Lo potete cucire anche a macchina tranquillamente, quindi lo potete anche rivoltare, si ridurrà di quel centimetrino, ma comunque verrà di bell'effetto lo stesso. A me piacciono le cuciture a vista, ecco perché eseguo sempre il punto festone, però insomma si può, vi ricordo che si può cucire anche a macchina e non è male l'effetto. Qui mo ci vorrà un po' più di pazienza perché giustamente il filo si impiccerà con gli spilli. Ci vediamo quando ho terminato. Allora, sono arrivata a questo punto e ho proseguito un pochino più avanti. Ora, quindi ho cucito solo una parte della striscia. Cosa faccio? Metto gli spilli
quindi posiziono e metto gli spilli. Gli spilli, questa volta almeno uno, lo vado a mettere anche qui dietro, in modo da far combaciare bene i due tagli sulla parte posteriore della testa. E inserisco lo spillo. Vado adesso a posizionare invece bene, bene, bene la mia striscia sull'altro taglio del cagnolino. Ecco qui. E quindi piano piano vado a mettermi i miei spilli. Ho fatto un nodo terminale al mio filo e vado a fuoriuscire sull'ultimo punto eseguito. Ok. E sono pronta a ripartire col mio punto festone. Ok. Ho cucito tutta la mia striscia tra i due tagli, sul davanti dei due tagli. Ok, adesso invece mi dedico a cucire la parte posteriore ed inizio, prima ci metto un po' di spilli così non mi si muove, perché altrimenti se poi slitta non mi piace come viene, quindi metto un paio di spilli proprio per bloccare, ecco qui. Ok, e quindi fatto il nodo terminale, apro un attimo tra i due tagli, mi vado a inserire proprio qui e proseguo a punto festone andando a chiudere fino a questo punto, fino alla base, in modo tale che così ho la parte basale aperta per poter uno imbottire soprattutto il muso e quindi mi trovo bene con le mani ad entrare dentro, ma anche imbottisco bene soprattutto la coda, che dovrà rimanere rigida. Una volta imbottito per bene il mio cagnolino, vado a mettere il filo in doppio e vado a passare la mia filza alla base del cane, quindi all'incirca siamo dell'ordine di 200 grammi di imbottitura, quindi mi sposto l'imbottitura bene sulla base in modo tale che mi rimane, ok, mi si è formato un vuoto dentro e quindi continuo ad inserire. Se lo volete realizzare a fermaporta, è questo il momento di inserire i 200 grammi di sabbia, altrimenti andate avanti fino a chiudere il foro, ok, e andiamo a misurare la mia base, più o meno ci siamo, ok, e quindi vado a mettere la mia colla a margine, ecco qui. Le zampine vanno sulla parte anteriore, ovviamente, e vado a pressare il mio cagnolino per un po' sulla base di legno. Una volta puntato con gli spilli il naso, mettendolo slittato leggermente rispetto alla punta un centimetrino più in su, vado a fare la filza a contorno, quindi piano piano il nodo me lo faccio entrare sotto, ok,
e vado a fare la filza al contorno del naso. Prima di chiuderla completamente, ecco il primo nodino, ok? Prima di chiuderla completamente vado ad inserire un ciuffetto di imbottitura. Chiudere, vado ad inserire un ciuffetto di imbottitura piano piano e vado a gonfiare quindi il mio nasino. Proseguo nell'andare poi a chiudere definitivamente il mio nasino. Per realizzare il fiocco utilizzo all'incirca 90 cm di nastro. Vado ad inserire la mia targhetta dopo aver fatto il nodo e vado ad eseguire il fiocco. Quindi così, ok. Non mi resta altro che andare a cucire le orecchie, così anche il mio fermaporta è terminato. Terminate di cucire le orecchie come fatto per il fuoriporta, quindi inserendo all'interno dei due tagli la sagoma del tessuto in bottitura, vado a ripiegarle leggermente su se stesse a questa altezza. Quindi ho questo modo. Calcolate che ho un orecchio destro speculare all'orecchio sinistro. Quindi questa abbondanza, girandola, la dovrò mettere da questa parte, sul lato mio destro, ok, e vado ad incollarlo più o meno su questa riga, quindi un pochino di colla, e vado a posizionare il mio primo orecchio e tengo un po'. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi l'abbondanza ce l'avrò sul lato esterno, mentre qui avrò il lato dritto dell'orecchio, e andrò di nuovo ad incollarlo sulla stessa linea. Ecco qui, presso ancora un po' per tenerlo. Ok, quindi ho incollato anche l'altro orecchio, l'abbondanza vi ricordo sempre verso l'esterno, il lato dritto verso la parte del muso. Ok, il mio fermaporta è terminato, ci vediamo la prossima volta con un altro progetto. A presto!